Buonasera Italia, come stai? Sto bene. Ma c'è anche un Davide. Cara Sofia, certi leggono soltanto giornali o fumetti, a certi altri piacciono i romanzi, altri ancora preferiscono libri che trattano argomenti quasi come l'astronomia, la vita degli animali o le scoperte scientifiche. Esiste qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani, indipendentemente da chi siano o in quale parte del mondo vivano? Sì, cara Sofia. Ci sono domande che dovrebbero coinvolgere tutti gli uomini. Sono stato uno di quegli adolescenti che, mentre cresceva, pensava all'ipotetico mondo che poteva abitare da grande e che fuggiva, quindi ho vissuto un'adolescenza bella, ma allo stesso tempo anche molto, molto introspettiva. Soffrivo un po', ecco. Da adolescente chi erano i personaggi che ti attraevano, i tuoi miti? Faccio l'attore, per carità, però sono un grande spettatore e fruitore, e Al Pacino mi ha sempre trasmesso tante cose, forse anche più cose che lui possa pensare, immagino. Come si chiama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Ma perché recitare era già un tuo progetto di vita? Alle medie, quindi 12-13 anni, ho avuto la fortuna di incontrare un professore, fratello Remigio, che adesso è morto da tanto tempo, che era fissato con le recite scolastiche. Quindi quando ci spiegava, per esempio, l'Odissea, faceva Polifemo, lui chiudeva un occhio, sbavava e stava lì e faceva il gigante, no? E noi bambini impazzivamo, chiaramente. Lui aveva questo repertorio, prima media, seconda media, terza media, aveva l'Odissea, tutti insieme appassionatamente, Rugantino. Girava questo VHS maledetto, tipo The Ring, non so se tu l'hai visto, un film horror. Sì. Questo VHS maledetto, dove noi praticamente studiavamo quello che gli altri avevano fatto prima di noi. E ho copiato malamente un ragazzo di 5 anni più grande di me che copiava malamente Aldo Fabrizi. Quindi è venuto un ibrido terrificante, però mi sono talmente tanto divertito, ho detto questa cosa la voglio fare tutta la vita. Allora, questa è l'ultima occasione. Se non va sentita è meglio che prendete la stecca vostra e ve ne andate. Perché se restate, ci avrete un mese d'inferno. Leggevi tanto anche negli anni di scuola? Mia madre è stata direttrice di una biblioteca, Gianni Rodari, a Tor Tre Teste a Roma. Ci ha trasmesso un po' l'educazione, con tutti i pro e tutti i contro anche, della lettura. Io ho un fratello più grande che ha 3 anni più di me e noi siamo cresciuti veramente a pane e libri. E il primo libro che lei, insomma, a cui io sono profondamente legato e affezionato, è Il mondo di Sofia. Leggendo quel libro sono proprio cresciuto interiormente. Il mondo di Sofia è stato un caso editoriale. Raccontava ai ragazzi grandi quesiti esistenziali. Chi siamo noi? Da dove viene il mondo? Erano anche le tue domande di allora? No, però sono domande che appartengono a tutti. Quando ho incontrato questo libro ho avuto proprio uno shock. Sei quello che un bel libro deve farti fare, sobbalzare dalla sedia, come diceva Mark Twain. Come dice Califano, guarda, mi rivolsi al libro come una persona, secondo me è il più grande omaggio alla letteratura possibile e immaginabile. Poi ha scritto pure mescolare la vodka con l'acqua tonica, ma dipende chi incontri, chiaramente, come nella vita. Mi rivolsi al libro come una persona. Mi ero suggerito che tu possiedi una libreria a casa gigantesca. Allora, devo dire grazie a papà, che lo saluto. Ciao babbo. Perché io ho 15.223 libri, 1.200 sono da me, okay. E gli altri 14.000 stanno negli scaldroni da papà. Tua madre ti spingeva a leggere, hai detto nel bene e nel male, ci sono contro, cioè, nella lettura? Siccome la lettura efficace è uno specchio con te stesso, la lettura ti può far vedere anche delle cose di te stesso che non ti vanno bene, che non ti piacciono. Se tu a 16 anni leggi Pastorale Americana di Rotta, no? Che è il mio libro preferito, tra l'altro. Tu non hai l'esperienza interiore, i tentativi interiori di rinascita per comprendere quello che lui dice nella guerra del Vietnam con l'euro svedese, che io non sono svedese, non ho fatto la guerra del Vietnam, sono dell'Alessandrino, romano, ho fatto tutto un altro percorso, però ci sono dei parallelismi molto efficaci in me, è per quello che è letteratura e non è scrittura. I classici, hai detto che se li odi è perché te li hanno spiegati male. Se tu hai qualcuno che ti dice guarda che se tu leggi sto libro potresti essere più felice di come sei, perché questo è il fatto, anzi potresti essere più nella merda di come sei ma trovare delle soluzioni per essere più felice di come sei. Se tu leggi, no? Essere o non essere, questo è il problema.
se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire, dormire, nulla più. E dirsi così con un sonno che noi mettiamo fine al crepacuore dalle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consunzione da invocare devotamente. Morire, dormire, sognare, forse. E qui è l'ostacolo. Però se tu leggi questo, e lo leggi davvero, nella tua cameretta, al buio, in penombra, da solo, senza giudizio, scoprirai tante cose di te stesso. Anche brutte, forse. Ma tante cose di te stesso. Sarai modificato. Quindi Amleto è tanta roba. Hai portato un mucchio di libri meravigliosi. Sì. Ce li racconti? Il primo libro, e tra l'altro questo lo conservo, perché questo qui è della biblioteca. È un furto. È un furto che ho fatto 25 anni fa, però. Quindi ormai... è un furto, è un coming out. E questo è un libro meraviglioso, Il mondo di Sofia, che io vi consiglio dal profondo del cuore. Il tuo amato Amleto. Questo è un libro che ho incontrato, Tre uomini in barca, molto bello. Questo è un Beniamino di Tre uomini in barca, molto divertente. Sono tre ipocondriaci che vanno in barca con un cane. Moby Dick Melville, che posso dire, ora dirò questa cosa che verrà odiato. Quando non racconta i cetacei, è un capolavoro. Quando racconta i cetacei è una rottura di coglioni incredibile. Però... questo perché prima non esisteva la TV. Rossella Pastorino, bravissima, la conosci? La conosciamo bene, Rossella. È molto bene, mi piace tantissimo. Le assaggiatrici. 1984, che insomma, vabbè, questo io lo consiglio a tutti di averlo in libreria, anche senza leggerlo, guarda. Se ve leggete questo... a un certo punto incontrerete questo, Murakami 1Q84, che sono tre libri, che è praticamente la stessa storia, però in un mondo asiatico, anche fantasioso. Ci sono tre protagonisti, lui fa capitolo 1 A, protagonista A, capitolo 2 B, capitolo 3 C, e poi alla fine le interseca. E questa è stata una innovazione enorme. Breaking Bad, c'è il filo rosso di tutta la storia e poi c'è il protagonista di puntata, no? Quel protagonista di puntata ti porta sempre all'altro protagonista, le storie si intersecano. Ecco, quello lo dobbiamo a Murakami. Dedicato ai cattivi, chi sono i cattivi? Dedicato ai cattivi perché, a parte che è un verso di Loredana Bertè. Dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Ma anche perché, per esempio, io ho cominciato con Otello. Otello è curioso perché è l'unica opera di Shakespeare che porta il nome non del protagonista. Perché il protagonista è Iago. L'antagonista. Romeo e Giulietta è l'inno dell'odio e della vendetta. Giulietta, se vuoi, è la prima femminista della storia della drammaturgia. Cioè, personaggio incredibile. E non è Romeo, perché... No, no. Poi ho fatto Amleto. Perché Amleto è considerato l'uomo contemporaneo? Perché per la prima volta nella storia, nel 1604, viene scritto un personaggio che non agisce, ma riflette. Primo atto, scena prima. Chi va là, arriva al fantasma del padre, dice: tu mi devi vendicare, perché mio fratello, ergo tuo zio, nella sesta pomeridiana mi ha messo il veleno nell'orecchio. Tu mi devi vendicare. E Amleto dice: sì, padre. Poi il padre se ne va e fa: ma io sta cosa la voglio fare veramente. Per questo dico che secondo me la lettura può dare delle chiavi di possibilità. Io perché amo tanto Bach, Johann Sebastian Bach? Perché senza Bach non sarebbero esistiti i Metallica. Penso. Perché i Metallica hanno studiato gli studi sul clavicembalo temperato di Bach e quindi hanno scoperto l'aritmetica e l'aritmica dei metalli. Scusate, questo è un cazzo.